One, in position. Two in position. Three, in position. Four, in position. Okay, guys. Remember that once inside the castle, we mustn't set off the alarm or they'll kill our comrade. We have to get the three parts of the secret plan he was trying to steal, which led to his capture. Okay, the plan is encoded in three different parts. First, there is an encrypted document which is in Major General Rudolph's possession. It comprises several sheets filled with numbers that appear to mean nothing. Secondly, the code template has been hidden by General Heinz. It is a template sheet with holes punched into it. It will only display the numbers of interest when placed over the encrypted document. Finally, we need the codebook to decipher the text of the plan. It is kept by Field Marshal Desfeld. Remember that if we set off the alarm, they will not only kill our friend, but will also destroy all the documents. Okay, men. If we ever needed perfection, it's today more than ever before. This is what we do. Let's do it for our friend. Ciao ragazzi e ben ritornati qui su Luparo TV. Missione numero 10, il castello di Kolditz. Stiamo per arrivare alla fine del gioco, ragazzi. Mancano solamente due missioni, compresa questa qui. E questa è una delle missioni che più mi piace di tutto il gioco, diciamo. Quindi vi faccio vedere l'intera mappa di gioco come al solito. E vedete che è veramente molto grande questa mappa, ragazzi. C'è molto da fare, molto da vedere soprattutto. E sarà un po' complicata perché dobbiamo salvare il ladro. Perché, diciamo, è quasi ora della sua fucilazione, ma noi vogliamo assolutamente fare in modo che non avvenga. E per fare ciò dobbiamo stare attenti a non far scattare l'allarme, perché una volta scattato l'allarme ci sarà il pericolo che potrebbero uccidere il nostro alleato. In seconda battuta dobbiamo recuperare, insomma, tre pezzi, o meglio, tre parti di documenti molto importanti che si trovano, diciamo, in possesso di generali molto importanti. E infine dobbiamo contattare il nostro quartier generale, così da poter... diciamo, dare le informazioni necessarie che abbiamo recuperato in questa missione. Tra l'altro la colonna sonora di questa missione, ragazzi, è fenomenale. Cos'altro dire? Beh, iniziamo subito allora. Vi ho fatto vedere un attimino qui la situazione. Dunque, aumentiamo lo zoom. Eccoci qui. Allora, abbiamo il beretto verde, ragazzi, che attualmente lo lascerei qui, non ci serve al momento. Poi, qui abbiamo il cecchino che utilizzeremo tra poco anche, più in avanti. Per prima cosa ci imbattiamo con il... come si chiamava questo qui? Driver, esatto. No one could have done it better. Allora, qui abbiamo un primo soldato. Con lui abbiamo le sigarette, la cosa è molto pratica, infatti mettiamo le sigarette qui adesso e dobbiamo semplicemente aspettare che lui vada a recuperare. Questo qua su, tanto è per i fatti propri, quindi dobbiamo... Ah, ci vedo, aspetta, abbassiamoci, ecco. Ok. My turn. Ecco fatto. Dunque, prendiamo le sue armi, anche se, ragazzi, ripeto, non ci sarà necessità di sparare in questa missione, perché dobbiamo fare il più silenzioso possibile. Qui lo stealth è molto consigliabile. Ok. Giriamo la telecamera. Adesso abbiamo qui due sergenti.
questi adesso lo mandiamo. Qua giù. That's done. My turn. My turn. My turn. Porca puttana. Quello l'ha visto, ma sembra non reagire. Il problema è adesso? Ok, va bene così. Strano, ragazzi, non so perché, ma quelli sembra che non gliene importa nulla. Ok, allora, visto che non te ne importa nulla, fatti un bel sonnellino. E anche tu. Ok. Fatto ciò. Va bene, non nulla di interessante. Questi qui. Ok. Devo recuperare le sigarette. Beh, il corpo qua non ce ne importa. Però ci importa assolutamente la divisa da lieutenant, ovvero il sergente. Questo qua non mi importa. Non so nemmeno perché l'ho preso, ma comunque. Ok. Qui va bene, non c'è bisogno che entriamo. Possiamo salvare la partita e diamo un'occhiata comunque, vediamo cosa c'è qua dentro. Ah, sembra ci sia una riunione, entriamo tanto per vedere la situazione. Che cosa fa quello? Lo prende a cazzotti e gli urla nell'orecchio, ragazzi, guardate un po'. Mentre gli spiega tutte le meccaniche. Vabbè, tra l'altro non ci è notato, vabbè, ok. Ah, pure le petate adesso, vabbè. Usciamo prima che ci vede, dai. Okie dokie. Bene. Allora, avanziamo. Qui dovrebbe esserci questo soldato. I che like adesso okie dokie. Noi like distraiamo. That's done, my sì. Turn. That's done. Ok. That's done, my turn. Oh cazzo, ha visto quelli là. My turn. My turn. Lo sta liberando? No, amico. You. Mi dispiace, ma. Okie dokie. Fatto il sonnellino, meno male che. My turn. Non ha grido d'allarme. Vabbè, occupiamoci di questo. Portiamolo qua. Perché qui c'è tra l'altro una pattuglia che dovrebbe fare il giro della chiesa. Dobbiamo stare molto attenti, eh? Vabbè. Vediamo cosa di interessante. Questo nulla. Ok, ritorniamo qui. E adesso possiamo far uscire la spia che si trova appunto dentro la chiesa, ragazzi. No one could have done it better. Eccoli qui. Di questi qua vi parlavo, ragazzi. Quelli che fanno il giro della chiesa. Questi qua ci riconoscono subito. Anche con la spia, anche con il vestito da sergente. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Eccolo lì. Vediamo. Dobbiamo uscire da qua o da qua? Non ci penso. Non mi ricordo adesso. Vediamo. Qui siamo in mezzo ai civili, quindi non. Nulla di che. Vabbè, proviamo a uscire da qui. Corri, perfetto. Bene, prendiamoci la divisa. E nient'altro, credo, eh. Vabbè, ci basta così. Ok. Ci mettiamo da ufficiale. E da sergente, volevo dire. Ok. Adesso devo fare un attimino. Devo vedere. Qua intanto cosa c'era? Andiamo un attimino. I bambini che giocano, dei civili. Ok, ma qui non credo di dover andare qui. Non ci stanno né documenti. Vabbè, questi qua sono magari posti opzionali, ragazzi. Se vogliamo recuperare i collezionabili, ovvero i libri, le fotografie. Per avere poi le missioni bonus che. Ok, attualmente non ci interessano. Oui, monsieur. Ok, qua possiamo andare. Non ci riconosce nessuno. Oui. After service. Mettiamoci a parlare. Ok. It's me, sir.
Okie dokie. Ok. Quelli della pattuglia non ci vedono. I like it. Phew. Che quello non lo vedo. Perfetto. Okie dokie. Non so nemmeno se lo posso lasciare lì, eh. Ma se le hai prese le sigarette? Like. Ma se nemmeno lo buttate, no, vabbè, comunque. Mi sono confuso un pochettino. Prendiamo sto tizio, lo mettiamo qua dietro. Qui non dovrebbe vederlo nessuno, eh. Adesso devo cercare di distrarre questo con le sigarette. Quello tanto adesso se ne va. No, se ne accende un'altra. Ah, però non gli basta una sigaretta. Vabbè, aspettiamo un attimo che si va il sergente da lì, così da distrarre quel soldato. Okie dokie. Oh, e quanto se ne sta accendendo? Oh, una dopo l'altra. Peggio di un turco. Si vede che non ha un cavolo da fare questo, eh? Vabbè, qua comunque poi dobbiamo entrare qua dentro, noi qui all'interno del castello. Se questo si decide di andarsene, quello non dobbiamo preoccuparci, vero? No, non ci vede fino a là. Ok. Ma adesso si gira dall'altro lato, ma certo no. Vabbè, proviamo. No one could have done it better. Vediamo. Ok. My turn. You. Cazzo! Alarm! Vaffanculo, cioè, ma si è buggato, perché normalmente non deve. Oui, monsieur. Adesso quello fa il giro di là, bene. Correct mondo. No, I like. No, mamma mia, Carusi. Ok, adesso ci occupiamo di questo stronzo qui. Gettiamo le sigarette qui. No one could have done it better. Vai. Maledetto tu. E tutta la tua generazione. So. Ogni volta mi devo confondere, che invece di camminare mi faccio una corsetta, come se nessuno lo sentirebbe. Vabbè. Ok, adesso tocca a te, stronzo. Gettiamo le sigarette qua. No one could have done it better. My turn. Ok, fino a qui ci siamo. Bene. Bene, bene, bene. I like it. Accogliamo le sigarette, adesso tocca a te, stronzo. I like it. Ti faccio passare la voglia di fumare adesso. Vediamo quante sigarette c'è. Un pacco solo, però se li stava consumando tutti. Vabbè. Va bene, va bene. Adesso ti portiamo qui e direi che entriamo all'interno del castello di Kolditz. Okie dokie. Andiamo. Let's get going. Ale, ale, ale. So. Vediamo. We're a team, guys. Eccoci qui. Bene. Let's go, gentlemen. Let's go, gentlemen. Esatto. Dunque, qui è la zona che dobbiamo. Oh, 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 oh. Be careful. Ah, meno male, pensavo che ci vedeva. Let's go. Dunque, allora adesso ci prendiamo lui. No, anzi, prendiamo prima il sergente, la spia. E andiamo a fare due chiacchiere con questo sergente. Vieni, amico, devo dirti una cosa molto importante. Vieni, vieni, vieni. Ecco fatto. Fatto questo, adesso. Tanto a questo qua, fatti una bella. Un bel balletto. I like. No one could have done it better. Okie dokie. E adesso tocca a questi qui. My turn. That's done. Ma porca puttana.
My turn. That's done. E quello cosa, ma come mai? My turn. That's done. Finalmente. Comunque quello lì non capisce un cavolo, niente, è talmente... Aspetta, aspetta, prima che qua mi metto al muro, eh. Ecco. Zack. Liberiamo il ladro. Ok. Dunque, il ladro l'abbiamo salvato e quindi adesso possiamo proseguire all'interno del castello. Vediamo da che parte entrare. Entrare, penso da qui. Vediamo, diamo un'occhiata. No, da qui si esce. Qui dobbiamo andarci dopo. E allora, da lì siamo arrivati. Aspetta. Allora, qua dentro. Qua ci sta un'altra porta. Vediamo se... Non mi ricordo adesso, ragazzi. Comunque di qui. No, qua non è nemmeno. Forse qua è su. Sì. Sì, qua dobbiamo andare. Allora, entriamo. Entriamo qui. E dobbiamo stare attenti perché adesso qua dentro dobbiamo ricordarci che gli ufficiali ci riconoscono, ovvero questo qui. Questo ci riconosce. E noi dobbiamo andare qui nella sua giacchetta che è appesa qui. E appunto dobbiamo recuperare il primo documento. Buttiamogli le sigarette lì. Ok, adesso andiamo subito via. Sbrigati. No, dovevo andare dall'altro lato. Qui dobbiamo fare attenzione, ragazzi, perché lui non deve... Vediamo se li buttiamo qua. Ok. Adesso speriamo che non si gira dal lato opposto. Vediamo. Perfetto. Ok. Il primo documento ce l'abbiamo. Forse era... It's me, sir. Vieni qua. Correct the mondo. Se no non fa il giro della Madonna adesso questo qui. Ecco, perfetto. Sì, diamogli le sigarette a lui perché ci potranno servire. That's done. My turn. Yeah. Ok. Going there. Vediamo. Dalla cucina. No, qui in cucina non dobbiamo fare niente. Si può salire su, esatto. Ok. Il castello è molto grande, ragazzi. Qui dobbiamo fare attenzione. Quindi, sì, qua dobbiamo entrare perché ci servono negli spogliatoi. Qui. Finished. Non credo qua dentro. Esatto, qui. Questo ci serve, ragazzi, perché è molto utile che poi possiamo scavalcare le mura o le finestre da tutte le parti. Li può utilizzare solamente il ladro, ma comunque ce li prendiamo. Ok, due. Credo bastano due. Non so se ce ne stanno altri, ma credo di no. Non credo di no, due bastano. Vabbè. Usciamo. E vediamo, adesso c'è questa porta che possiamo dare un'occhiata. Lì ci stanno gli ufficiali, no, qui non credo che sia. Vediamo qua. E da qui. Aspettate, devo guardare un attimino qua allora. Stanza e in quella stanza. Come
ci vado là adesso. Usciamo, no, aspetta, scusate un attimo. Allora, qui ci sono gli spogliatoi dove ho messo le cucchie. Going zero. Forse qua dobbiamo andare, vediamo. Proprio per stare attenti che... No, non ci vedono quegli stronzi. Bene, ok. Sono applicati nel... a mangiare. Vediamo qua dove ci porta. Mamma mia, finisce. Okay. No, finisce. No, ma io mi ricordavo che si andava da un'altra parte, Non vorrei girare adesso tutto il castello per... Finisce. Dove siamo? Aspetta. Dove cavolo era? Mamma mia. Allora ragazzi, qua è un po'... un macello, perché bisogna orientarsi, ma non si sa. Sto facendo il giro della Madonna qui, C'era una via d'uscita. Ah, qua c'è una porta, vediamo qua dove porta. Forse qui. È che non gira? Ecco, ok, ho trovato la stanza. Bene. Fate finta di niente, sta solamente dormendo, ragazzi. Ok, lo dovevo imbavagliare, ragazzi. Feldmarschall des... Ok. Potrei vestirmi di lui, sapete? Per essere un po' più figo. Vabbè, dai. Eccolo lì. Guardate che figo. Bene, qui ci sono gli altri documenti. E adesso mamma mia. Scusate. Qua. Sì, dall'altro lato, esatto. Ecco, qui c'è l'uscita, va dall'altro lato. Bene, bene, bene. Ok. Dove sono? Eccoci lì. Adesso devo fare in modo... come faccio adesso qui? Qua è complicato. Vediamo, ho le sigarette, vediamo se riesco a... Quello tanto, guarda lì in alto, non ce ne frega un cavolo. Questo qua è il problema. Il problema è lui perché i documenti stanno qua. Quello fa il giro sopra e sotto. Vediamo come fare. Apriamo la porta. Finish your service. No, no,
così non va bene. Non va bene. Non va bene. Oui, monsieur. Going there. Going there. At your service. All mine. Cosa? At your service. Forza. E ci vede quello adesso. All mine. We... How? Ok. Forza, mine. E scappa. Esce di qua. Ok, l'abbiamo stordito. Ma adesso sarà per i cavoli suoi. Bene, bene. We... Ma vediamo adesso, ragazzi. Non so cosa. Come potrebbe andare a finire adesso. L'importante adesso è ritornare fuori. Forse da qui. Vediamo. Oh, e qua che c'è? No, 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 qui non dobbiamo venire. Torniamo su. E questa è la strada. Bene. Solo che adesso si va da qua. Ok, i documenti ce l'abbiamo intanto, ragazzi. Quello lì adesso dove essere stato un po' stordito. Non si renderà conto di quello che è successo e va bene così. No, dall'altro lato, cavolo. Ecco, da qui. Qui, sì, credo. Da qua. Vediamo. All mine. Going there. Non badate a me, continuate a mangiare, a bere, ubriacatevi, fate quello che volete. Dunque, usciamo. So, eccoci qui. Allora, ragazzi, dov'è il ladro? Mettiti qua. Allora, adesso a te ti diamo l'occorrente. Zac. That was easy. Let's go, gentlemen. Allora, adesso che abbiamo i documenti, dobbiamo informare il quartier generale. Yeah. Going there. That was easy. Ready to go, sir. Let's get going. Allé, allé. Allé, allé, sta minchia, vabbè. Wait, abbassatevi. Yeah. Tu stai alzato, vediamo. Fatto, 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 fatto. Ecco, quella è la radio. Ok. Manca solo la radio, Dunque. Serve? It's about time. Non lo so se mi serve il cecchino, sinceramente. Tra l'altro non so se attivo la radio, se poi devo riunire a tutti i comandi, questo non mi ricordo bene. Comunque prendiamo il berretto verde adesso che ci servirà lui. Ah, ecco perché serviva. No, no, il cecchino serve sì per spianare la strada per il berretto verde, ecco perché. Ok. I like that. I like that. 10 colpi, vabbè. I like that. Lo vede? Perché se non lo vede. I like this. Ok, avanziamo. I see. Adesso è la sniper round, ragazzi. Yes. I see. All right. Yes. I see. Yes. Là c'è il cecchino nemico, bene. Adesso questo qua lo vedo, ok. Yes. Vai. Yes. Quanti colpi ho? Tre colpi soli ancora? Yes. I see. Yes. E che cavolo. I see.
Yes. Oh. Ha ha. Okay. I see. Ma questa è la strada, non ci sto pensando. I like this. I see. Allora, io per di qua devo andare, scendere giù. Ok. I see. Crystal clear. Vai. All right. Forse ho sprecato un colpo, ragazzi, in più che non dovevo sprecare, perché adesso. Crystal clear. Vabbè, è uguale. Tanto qua adesso siamo lì. I see. All right. Questo lo impavaliamo e quello lo cecchiniamo. I like that. Bene. I like this. I see. Adesso ci mancano le munizioni, va bene. Yes. Fa nulla. Ha-ha. Dunque, berretto verde. Right away, sir. Ok. Mi sa che... Oh, che c'è? Perché vuoi fare avanti e indietro quello? Quello guarda lì, ok. Quello pure. Piece of cake. Ma io adesso devo passare di là. Tosoru Greiftan. Leave it to me. Vai, prendilo, prendilo. Watch away, sir. Forza, nascondilo. Ok. Ok, fatto questo, adesso... All ready, sir. I'm ready, sir. Possiamo salvare. E possiamo... Away, sir. Venire qua. Away, sir. Ok. Aha. Adesso mi serve il ladro, perché il ladro deve... Okay. ...utilizzare... Good choice, Colonel. ...la corda. Eccola Gordon's qua. There. I'm ready, sir. Wish I could do that, sir. Come? Right away, sir. Wish I could do that, sir. No, manco un altro pezzo. Non riesco a crederci. Good choice, Colonel. Ho recuperato le pezze mancanti. Ecco. No, all'incontrario, così. Allora, riproviamo. Vai. Gordon's there. Ora dovrebbe bastare. Esatto, dai. I'm ready, sir. Sali. This is mine. This is mine. Miavol. Zack. Good choice, Colonel. Riprendi. Gordon's there. No. Already there. Riprendi. Come faccio a riprendere adesso? Ecco. Gordon's there. Dunque, adesso dobbiamo entrare in questo edificio. Non so se good in idea. Quello se... I never throw in the tower. Sali. Dai un'occhiata qua. Sì, qua è. Allora, aspettiamo che quello si giri nuovamente. I was born for this. Yes. Come vai veloce. Diamogli un altro cazzotto così dorme ancora un po'. I'm ready, sir. Arrampicati. This is mine. Okay. This is mine. Piece of cake. Leave it to me. Dunque. I'm your yes. No, non ti muovo. I'm ready. I'm of course not. I'm oh. ready. Leave it allora, to me. Adesso vediamo. No, it's qui done. No. Devo scendere sotto? C'è un'altra porta qui? Sì. It's done. Vediamo se si deve scendere sotto. Adesso l'altro problema, qual è adesso il problema? Away, sir. Dov'è la stazione?
se la uscendo da qua. Ma forse sì. Right away, sir. Può darsi che è qua dentro, ragazzi, vediamo. This is mine. Qua deve essere. Quello che guarda a terra, cosa ha perso? Le sigarette? Non mi meraviglierebbe. Ok. Che giro che fa? That's Vai. It. This is mine. Good. Ok. Right away, sir. Adesso. Aha. Ho un'idea. Siccome sopra ci sono due soldati posizionati un po' a testa di cazzo, facciamo un po' di baccano. That's it. Quando quelli scendono, li accoltelliamo. Impossible, sir. Leave it to me. Go your way, sir. Bene. That's it. This is mine. Saliamo. This is mine. Vai, ok. Ciao. Ok, mi sa che siamo arrivati. Bene, qui c'è la radio, ragazzi, e se non sbaglio, adesso attivando la radio dovrebbe essere conclusa la missione, a meno che non devo recuperare nuovamente i comando e farli arrivare da chissà quale parte. Vediamo, attiviamo la radio. In tal senso, se dovrebbe finire la missione, grazie per avermi seguito e ci vediamo poi la prossima volta quando giocheremo ancora una volta l'ultima missione di Commandos 2. Alla prossima. Ciao ragazzi. This is mine.